me la situazione è ancora recuperabile. Certo, qui stiamo di fronte a un ragazzino, direbbe il grande Freud, talmente affamato d'affetto che aggredisce simbolicamente per attirare l'attenzione dei genitori. Ma mica tanto simbolicamente, professore. Cioè, sto ragazzino mi va allo stadio, mi tira l'euro contro i guardalini che adesso è pure diffidato. Hanno diffidato per 2 anni. Cioè, non mi sembra una reazione tanto simbolica. Ma a lei gli pare normale che uno si impara a memoria tutte le formazioni del mondo? Chi i nomi pure di quelli che stanno in panchina? Ah, professore, so 3 mesi che vi è da lei, però qua i miei veramente non si vedono. Professore, nostro figlio non ci parla. Ma non ve parla perché si aspetta che voi gli parlate, evitaglie! Sono segnali! Adesso, per esempio, no? Che avete deciso di fare sta vacanza insieme, non ve pare un bel segnale il fatto che la ragazza ha accettato? Professionalmente a me mi pare un successone. Dice? Cazzo, si riunisce al nucleo familiare, mi ha detto codica. Il signor Freud, su st'intuizione, ci ha magnato tutta la vita. Che vi ho detto ora voi in tutti questi mesi? Ricercatevi, ritrovatevi, riesploratevi e cercate di ricondividere una suggestione, un'emozione, tipo un tramonto, che so, lo scorcio, un sapore. Sapore. E cercate di coinvolgere pure Steven, che è un bel modo per creare una coscienza critica e fargli vedere che sta famiglia esiste. Perché sta famiglia esiste! Senti, sono d'accordo. A parole pare facile. E ci proveremo. E scrivetevi i sogni. Ma abbiamo i sonniferi. Ci vengono poco questi sogni. Abbiamo in vacanza staccata. Staccamoli. Sì. Se no scriviamo niente, dai. No, perché è importante, ho detto pure al piccoletto. Sì. Hai capito? Ti avete mai aspettato? Sì. Grazie. Vabbè, mi sa che qui manca una 50. Che manca? Una 50. Ma come manca? Hai riconti in posto? Uno, due, tre. Ci ha manca. Aia. Vabbè, muscia avanza. Basta così. Ringrazio.